Fotografie, immagini, sculture e tanto altro è stato allestito ieri nel complesso di Santa Croce a Sapri dalla Proloco Cittadina per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un tema importante che rappresenta purtroppo ancora una piaga sociale, motivo per il quale è necessario sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni. Ed è stato proprio questo lo scopo che la Proloco di Sapri si è prefissata allestendo per il secondo anno consecutivo una mostra che ha riscosso un notevole successo in termini di visite e di riflessioni. In un'era di social, di immagini, abbiamo pensato per il secondo anno consecutivo che per arrivare a volte ad un concetto, specialmente ai giovani, per rivolgerci ai giovani, bisognava arrivarci attraverso l'immagine. E quindi da qui nasce l'idea, l'input, di creare questa mostra. Un concetto che venga rappresentato attraverso un'immagine. La nostra grande fortuna come Proloco Sapri è di avere la collaborazione di tutti. Cioè abbiamo la grande fortuna quando mettiamo in campo le nostre forze troviamo altre tante forze, tant'è che abbiamo trovato al nostro fianco fotografi professionisti, fotografi amatoriali che si sono voluti mettere in campo, addirittura la nostra spigolatrice Federica Barra ha partecipato con una sua foto e abbiamo trovato oltretutto persone che hanno detto: guarda, noi vogliamo esprimere il nostro concetto ma non siamo fotografi, vogliamo fare altro, e quindi abbiamo dato anche la possibilità della scultura, della pittura, abbiamo messo insieme tutta una serie di cose. Vi posso assicurare, stamattina ho incontrato le scuole, che questi ragazzi vengono molto motivati guardando un'immagine, ne discutono con serenità, seppur le immagini sono abbastanza forti, ne discutono con serenità e affrontano l'argomento. Siamo sicuri che se noi diamo l'input giusto, le nuove generazioni saranno sollecitate a fare bene e a fare meglio. Abbiamo avuto anche un grande regalo, perché è stato realizzato per noi un video, protagonista Samantha Curcio, una saprese che sta facendo tanto. Protagonista, dicevo, Samantha Curcio, un video bellissimo realizzato da Valentino Palermo, Miriam Guglielmetti e Ciro Natale. È un video molto importante perché in pochissimi, in 2 minuti, loro danno tante nozioni importanti. Il 1522, che è il numero per denunciare una violenza che si subisce o che si sa venga subita da qualcun altro, dà delle notizie sui numeri che cominciano ad essere veramente esorbitanti. Da gennaio fino ad oggi sono tantissime le donne vittime di violenza. E abbiamo avuto questo dono, questo per noi è un dono grandissimo. Stasera abbiamo un momento, noi lo chiamiamo di commemorazione, un momento di raccoglimento per quelle donne che purtroppo non ce l'hanno fatta. E a curarlo è Veronica Mauro con la sua Kitri Ballet. Ci sarà Emanuele Montesano, cantautore saprese, che ha scritto un brano su questa tematica. Insomma, speriamo di aver sensibilizzato le coscienze. Sì, la Proloco Sapri c'è per il divertimento, c'è per la promozione del territorio, ma c'è quando c'è una tematica importante da dover trattare.